amici di Real Team TV, buongiorno. Oggi siamo in compagnia di una grande, grandissima artista, una polistrumentista. Adesso approfondiremo, insomma, molto l'argomento. Peraltro è siciliana, quindi Gio, sono doppiamente contenta e onorata. Anche perché ho visto che lei, insomma, è molto, insomma, porta questa Sicilia nel cuore come me. Quindi è un piacere presentarvi Maria Fausta. Ciao, benvenuta. Ciao, ciao. Allora Gio, abbiamo detto, noi abbiamo già ascoltato ampiamente, quindi sappiamo di cosa stiamo parlando. Insomma, una grande artista, davvero, complimenti. Grazie. Abbiamo detto polistrumentista, cantante, sì, violinista. Sì. Canta bene, suona bene. Andate a vedere il video, perché valgono più delle parole che noi possiamo dire. È vero, è vero, però noi adesso, insomma, faremo un po' una panoramica. Ho visto anche direttore d'orchestra, non ti sei fatta mancare nulla. No. Allora, parliamo un po' di te, dai, proprio facciamo una piccola presentazione di te e di questo inizio in questo mondo artistico. Ma ho cominciato stranamente un po' tardi rispetto a quello che oggi vuol dire cominciare da bambini, quindi ho cominciato verso i 13-14 anni e, in un percorso libero, perché comunque la mia famiglia era molto disponibile, ecco, aperta alla strada artistica, però anche molto indipendente, perché non vengo da una famiglia di musicisti, ecco. Quindi ho, nel cercare la mia strada nella musica, ho percorso differenti strade, e quindi tra queste ho iniziato suonando il violino al conservatorio, quindi la strada accademica, e parallelamente ho, a casa, tornato alla scuola, suonavo il piano, suonavo tutto quello che mi veniva in testa, ecco, di suonare. E da lì non è mai finita, quindi ancora continuo a tornare a casa e suonare tutto quello che mi passa per la testa. È proprio una passione, una sperimentazione. Nella prossima intervista le chiederemo anche della batteria, di, non so, del contrabbasso. La tromba, ho comprato. Quindi, diciamo, un inizio abbastanza accademico, classico, però ho visto che spazi anche un po' nei vari generi, quindi sì, sei abbastanza eterogeneo. Proprio accanto allo studio in conservatorio ho subito cominciato, avevo la mia band e ho cominciato proprio a cantare nei live, a fare prima cover, pezzi miei, già da bambina. Ecco, abbiamo detto questa Sicilia, io voglio fare questa domanda. Questa Sicilia come ti ha influenzato e anche un po' le difficoltà che magari invece ti ha creato nel poterti, insomma, anche affermare nel lavoro? Ma sembrerà retorica, però io solo ho avuto una grande forza dalla mia terra, in quanto isola soprattutto, perché vivendo a Messina, proprio attorniata dal mare, da questa grande forza della natura, ovviamente si cresce con dei ritmi di vita che sono molto più lenti di quelli di una grande città, e quindi l'impatto con la grande città successivamente è stato bello, è stato un momento di confronto, di grande confronto con tutto il mondo musicale che magari ci può essere nelle grandi città. Io mi sono trasferita a Parigi e lì ho vissuto per tanti anni, ma mai neanche un solo momento ho pensato, ecco, al confronto professionale, perché comunque la musica, così come tutte le arti, sono degli spazi che si svolgono molto nell'interiorità, nello studio personale e indipendente, quindi ogni posto è buono per studiare le arti. Sai che in effetti voi siete tutte e due siciliane, per cui ovviamente non fate test, però io che sono di Milano, e sono venuto proprio a Messina più volte, devo dire che in effetti è una terra che dà molti stimoli, è ricca culturalmente, è bella da vedere. Per cui capisco. Non l'abbiamo pagato, voglio dire. No, beh, ma lo dico proprio sinceramente. Le nostre sono sempre molto istruttive, per cui a seconda di quello che i nostri artisti ci dicono, ci tirano fuori un po' di reazioni. Ma spostarti a Parigi è stato un bello spostamento, da Messina a Parigi. Sì, però a parte, ecco, che comunque mi sono spostata a Parigi, però non abitavo in centro, ecco, ho scelto magari un posto un po' più vicino al sud di Parigi, dove potevo no, però comunque ho mantenuto la vicinanza con posti anche un po' più, spazi più aperti, ecco. E, ovviamente la
quantità di musicisti presenti in una grande città e ti permette di confrontarti con tante realtà diverse che non potresti avere magari in una città più piccola, ma non cambia alla fine il confronto con più persone o con meno persone, non cambia quello che tu hai coltivato nel tempo, perché comunque anche, cioè, il bello del confronto è questo, che tu hai maturato delle cose, hai studiato, hai maturato il tuo percorso e poi ti confronti con gli altri, quindi con molta tranquillità. E da un paio d'anni sono rientrata a Spadafora, che è un piccolo paesino tra Messina e Milazzo, è un paesino di pescatori, e quindi componendo, siccome molto tempo lo passo a comporre perché scrivo spesso musiche anche per le librerie della televisione piuttosto che per il teatro adesso, e quindi per la composizione, ecco, vivere accanto al mare devo dire che è una grande fonte di ispirazione notevole. Ma andiamo appunto al tuo lavoro discografico, ecco, lo facciamo vedere, ma io proprio voglio che ne parli te a questo punto, quindi presentaci un po' questo lavoro discografico, come si chiama, le tracce, parliamone un po'. Allora, si chiama Million Faces, ci sono 11 tracce dentro, sono tutte sotto forma di canzone. Io sono una musicista, una strumentista, ma ecco, sono anche una cantante, quindi ho preferito scegliere come primo messaggio da dare quello proprio della canzone, che è proprio diretto all'ascolto di tutti, ecco, senza, non è indirizzato solo a un target, sì. Sono tutte, ecco, canzoni, però ognuna ha dentro una piccola parte della mia esperienza musicale differente, perché avendo studiato tanti stili, quindi rock, blues, progressive, classica, è difficile dopo aver apprezzato tutti questi stili, dover per forza scegliere una strada piuttosto che un'altra come espressione, diventa tutto parte di te, c'è un grande vocabolario e tutto questo è diventato un linguaggio unico che ho messo insieme in questo disco che ho arrangiato interamente da sola. Sul sito vedo che il primo brano è Lookover, il sito è fatto molto bene e proprio nella c'è una bellissima sezione video che invito veramente tutti ad andare a vedere, non solo quindi diciamo lo Spotify ascoltare, ma andate a vedere i video perché sono, rappresentano lei, ci sono delle belle immagini, si vede lei che suona, che canta, però c'è anche lei in mezzo alla natura, sono belli e è un bel quadretto che accompagna giustamente la musica, o la musica accompagna quel quadretto, e sono dei bei video. Assolutamente sì, ve li consigliamo. Gio, ricorda il nome dell'album appunto di Maria Fausta. Million Faces. Grazie per essere stato con noi. Tra l'altro questa sera in apertura per l'Invasion Tour di Will Hunt. Maria Fausta per Real Team TV. Grazie ragazzi.